Il finale con la sconfitta di Cornigliano di 7 giorni fa per mano della Genova Calcio è stato scavalcato in seconda posizione dall'Argentina. L'occasione del riscatto allora si presenta in quest'ultimo turno del girone d'andata contro una cairese che naviga a vista sopra la zona play-out. I valligiani sono in serie positiva lontano dal Cesare Brin da 3 turni, l'ultimo dei quali è coinciso con un successo sul Cogoleto diretto concorrente. Tra i giallorossi rientra al centro della difesa Cocito, mentre assente per squalifica in prima linea Edo Capo. Nelle battute iniziali sono gli ospiti a partire più spigliati e all'11° sugli sviluppi di corner. Nella mischia in area piccola la zampata è di Torra, murato da tornatore. 5 giri di lancetta dopo scarfò sgomma sulla sinistra. Il suo cross è tagliatissimo. Daniele Puddu è costretto alla bonifica dell'area. La prima mossa dei giallorossi un minuto dopo con Recagno che pesca Perlo a tu per tu con Giribaldi. L'uscita dell'ex Savona costringe la punta ad alzare troppo la mira. Ma è la cairese a riprendere a condurre le operazioni. Minuto 22. Scarfò sfrutta una seconda palla ed è ai 18 metri chiama a porta ad alzare sopra la traversa. Il match del finale partito con qualche patema più del previsto si complica perché al 27° questo intervento da tergo di Recagno viene giudicato dal signor Bernardini con la massima severità, rosso diretto per il centrocampista di Buttu. Si riassesta subito però il finale perché 11 minuti dopo in azione di ripartenza la triangolazione Scalia-Perlo-Scalia porta quest'ultimo vis-à-vis con Giribaldi, ma il suo rasoterra è troppo strozzato, morendo a pochi centimetri dal montante. All'inizio della ripresa filmata e montata da Enrico Figus, Buttu rimpiazza Guglieri con Gaggero e al 7° Scalia libera Perlo tu per tu con Giribaldi, che è però bravo a schermare con i piedi la conclusione del capitano giallorosso. Poco dopo Torra salta a tornatore, ma la sua conclusione trova il riflesso di Porta, che risponde in angolo. Il finale replica al minuto 16 con la torre di Sighieri per l'inserimento prepotente di Perlo. Il suo destro risulta largo, ghiottissima davvero, l'occasione sciupata dall'attaccante. Appuntamento del vantaggio però rimandato solamente di 11 minuti, è il 23° infatti quando Scalia si avventa sulla palla sporca al termine dell'affondo di Gaggero, stop di destro e fucilata mancina che non lascia scampo a Giribaldi. Dura soltanto 6 minuti la gioia del vantaggio giallorosso perché al 29° Fagion è controllato a vista da Daniele Puddu. L'unica soluzione risulterebbe il cross, invece il destro è un tiro cross maligno che si spegne beffardo alle spalle di Porta per l'1-1. A 10 dal termine Nonni si è addirittura costretto ad uscire in barella, sospetto menisco per il difensore, dentro Saviozzi e una manciata di minuti dopo Perlo, inesauribile davvero, si libera in area ma il suo diagonale non trova per pochissimi centimetri la deviazione sotto misura del neoentrato Rocca. Rocca che al primo dei 6 minuti di recupero concessi si produce in questo destro che sibila alla sinistra di Giribaldi. Sembra l'ultima occasione ma tra 50° e 51° succede l'inverosimile. Torra alla palla del sorpasso ma la chiusura di termine è provvidenziale e all'ultimo minuto di recupero Perlo serve l'imbucata del 2-1 a Rocca. Il destro della punta sembra diretto all'angolo lontano ma si spegne incredibilmente sul fondo. Vista la mole di occasioni create oggi pomeriggio al Bora, risulta sicuramente riduttivo l'1-1 finale. La Cairese non sfrutta la superiorità numerica di 71 minuti, mentre al finale in inferiorità numerica risulta addirittura forse stretto l'1-1 finale. Nel contesto dello scorcio più bello di Genova, The 1000 in via 5 Maggio 28, un locale accogliente che fa della sua prerogativa la qualità dei prodotti. The 1000, ideale per cene romantiche, anniversari, compleanni e ricorrenze di ogni tipo. Ed eccezionalmente per le festività natalizie al ristorante 1000, pranzo di Natale a 40 euro. Orietto e Roberto vi aspettano tutte le sere per una serata indimenticabile.